Bentrovati a tutti, eccoci in diretta con una nuova puntata di Granelli in compagnia di Margot Sicaboni. Si pronuncia Sicaboni, giusto? Sì, bravissimo, perfetto. Non hai Esatto, avuto paura del mio cognome, bravo. so che in Grazie. passato hai avuto molte problematiche legate al cognome perché c'era chi lo pronunciava Sicaboni, c'era chi lo Sì. pronunciava Sicabongi, Esatto, insomma. bravo, bravo, esatto. Vabbè, un cognome particolare, lei vabbè, la conoscete tutti per aver interpretato per moltissimi anni il ruolo di Maria Martini in Un medico in famiglia, entrata nelle famiglie di tutti noi. Chi non ha mai visto almeno un episodio di Un medico in famiglia, questa serie veramente che è entrata nel cuore degli italiani, che ha creato un'era, insomma, ha creato anche una rinascita della fiction italiana. E quindi sono veramente molto orgoglioso di averti come ospite e sono felice che tu Grazie. abbia accettato con immensa umiltà, insomma, il mio invito. Grazie, è stato un onore essere invitata. Scusami se ci abbiamo messo tanto, però ce l'abbiamo fatta. Grazie mille. Ce l'abbiamo fatta. Allora, appunto, parlavamo del cognome Sicaboni. Da dove viene questo cognome? Insomma, se ci puoi parlare appunto un po' delle tue origini, il tuo albero genealogico, dove nasci, dove cresci, insomma, la prima fase della tua vita, Margot. Ok. Allora, cresco da madre canadese, padre ungherese, nasco a Roma. Da madre canadese, padre ungherese a Roma, nasco, cresco fino ai 18 anni, sono a Roma. Poi a 18 anni decido di andare a studiare a Parigi per un anno e da Parigi torno a Roma e poi mi trasferisco alle Hawaii per un altro Ah. anno. Alle Sì. Hawaii, come mai? Perché inseguivi anche lì una passione, immagino. Sì, certo, ero nella fase della mia vita in cui volevo assolutamente cambiare di fare, cioè non volevo più fare l'attrice, ero molto arrabbiata con il sistema che lo trovavo troppo corrotto, poco equo, non c'era una meritocrazia, ero molto arrabbiata con il sistema cinema, con tutto quello che girava intorno e quindi decisi di diventare biologa marina. E andai alle Hawaii a studiare, appunto, cioè proprio della serie scappo il più lontano possibile e così ho fatto ed è stato bellissimo, è stata un'isola che mi ha preso e mi ha nutrita profondamente e mi ha insegnato tantissimo di quello che poi è diventato, cioè già ero diciamo un po' in una ricerca perché ho perso mio padre a 15 anni e da lì si è generata la mia ricerca di verità, di spiritualità. Poi alle Hawaii con queste isole vulcaniche così vere, così forti, insomma, diciamo che mi ha aiutato tantissimo a continuare il mio percorso verso la verità. E poi sono tornata in Italia e poi sono stata a Vancouver, in Canada, per un altro anno e Cittadina del così. mondo, insomma, cittadina del Sì. mondo a 360 gradi. Ma torniamo, facciamo qualche passetto indietro. Quindi, insomma, nasci a Roma da una famiglia appunto che ha varie origini. E com'è la tua prima, la prima fase della tua vita? Sei figlia unica, hai fratelli, sorelle? Parlaci un po' Allora, degli inizi. dunque, c'ho già due fratelli, eredito subito un fratello e una sorella a Vienna perché mio padre si era appena risposato con mia madre. Quindi avevo avuto un primo matrimonio con questa donna austriaca e quindi avevo un fratello e una sorella in Austria. Poi, quando nacqui in questa famiglia, c'era già anche un fratello, invece sia da mamma che da papà, di 4 anni più grande di me. Quindi ero la più piccola, sono la più piccola di quattro. Questo. I rapporti sono positivi, immagino, cioè. Ma sì, diciamo che crescendo ci siamo menati per bene con mio fratello. Beh, poi di più Però grande, insomma, tu più piccola, però comunque già consapevole della tua forza spirituale, non è sì, della ragazzimma, vabbè, con fratello maschio ti devi saper proteggere, se no so guai. E quindi sì, no, abbiamo un bel rapporto, assolutamente sì. Beh, mi fa molto piacere. E inizi, approcci insomma, questo dorato, tra virgolette, mondo della recitazione piccolissima, perché tu, ancora prima di recitare in Un medico in famiglia, già hai recitato in Ardena, un film con Luca Barbareschi, e quindi comunque eri già attrice a tutto tondo. Raccontaci un Sì. po' com'è nato questo sogno, se è stato un sogno per la recitazione, da dove nasce, da dove scaturisce questa tua passione?
Allora, diciamo che è stato un caso, perché avevo 11 anni quando ho fatto il primo provino, no? Ci sono arrivata assolutamente per caso e erano alla ricerca di una bimba della mia età che parlasse inglese e visto che ero nata comunque in una famiglia appunto internazionale, mio padre non ha mai imparato l'italiano, quindi io con lui parlavo solo in inglese perché io l'ungherese non lo sapevo. Mia madre anche parlava inglese, al tuttora dopo 40 anni ha un fortissimo accento canadese, adesso se mi sente mi ammazza. E quindi quando cercavano questa bimba, puoi immaginare, capito? Era Roma. Agosto, fuori non c'era nessuno, capito? Neanche un filo de paglia che si muoveva per strada. Ero lì da sola praticamente. Mi hanno detto: guarda, tu sei 11 anni, parli in inglese, vai, sei la nostra protagonista. Io invece non potevo Fantastico. fare. Io poi, capito, ero andata per gioco, quindi non me ne fregava niente. Quindi quando il regista mi parlava, io proprio zero, come dire, consapevolezza di questo. E quindi lì è che vanno le cose meglio, no? Quando invece le cerchi troppo, di solito non ce la fai. Invece proprio non la cercavo. E poi invece dovetti partire per il Canada per andare a trovare mia nonna, come tutte le estati, e quindi non potevi fare la protagonista di questo film, che era Ho un segreto con papà, con Stefania Sandrelli ed Elena Sofia Ricci. E invece feci al ritorno, ormai il ruolo della protagonista era stato preso, feci la migliore amica della protagonista e quella fu la mia prima esperienza. E mi ricordo che arrivai sul set la prima volta in vita mia, okay, che non avevo la minima idea di che cosa fosse questa roba qua, e che mi dissero, ok, adesso tu, questa è la scena, siamo a scuola, tu ti metti qua, questo è il tuo segno, e mi fecero vedere questo pezzo di plastica di scotch per terra, tu stai ferma qui e quando diciamo azione, tu dici la tua battuta. E io che non avevo la minima idea, ero anche un po' timida, molto timida, ero super in soggezione in quel momento, mi misi lì, azione, e iniziai a parlare a mio grande stupore, cioè proprio non me l'aspettavo da me, ma non solo iniziai a parlare, cioè mi sentivo veramente molto libera. Come se quelle parole che non fossero mie mi dessero una libertà nuova e diversa che non avevo conosciuto nella mia di vita, no? E quindi, cioè, da quel primo, me lo ricordo proprio, me lo ricordo che quel primo ciak fu come la mia benedizione, cioè è chiaro che questa è la mia strada. E infatti, quando si fermarono, il regista che sapeva che era la prima volta, disse: ma ti rendi conto che cosa hai fatto? Cioè, hai capito che va bene questa cosa per te? E quindi da lì devo dire che mi sono più fermata, perché poi c'è stato un progetto dopo l'altro, fino ad arrivare poi al medico in famiglia, Al marito in che famiglia. Quindi in realtà la tua passione è nata proprio sul set, perché tu non avevi prima alcuna idea di voler intraprendere questa carriera, no, insomma, artistica. no, no, Bellissimo. assolutamente no. E quale, oltre la recitazione, qual era la tua grande passione da piccola, se avevi un sogno? Vabbè. Io dovevo assolutamente fare la ballerina, cioè io ballavo, sì, no, ma ballavo costantemente, sai, veramente una roba insopportabile. Tutti i video di famiglia che vedi ci sono io che ballo sempre, sempre. Ed era proprio una cosa che volevo fare, e invece è andata così. Vabbè, è andata bene, diciamo. È Poi andata bene, è avrai andata bene. ballato probabilmente su qualche set, quindi in realtà Ancora il no, sai che ancora non mi hanno fatto sto regalo, no, no, vabbè, prima o poi. vabbè, sto sempre ballando con le stelle, insomma. Se ci sente Milli, possiamo proporti. Bene, bene, quindi in realtà appunto il tuo percorso prosegue, accedi tramite sempre dei provini, immagino, ad un medico in famiglia e da lì ti cambia la vita. Ti cambia la vita da piccolissima, perché avevi 14 anni, 15 anni, quando hai fatto il Assolutamente sì. medico in famiglia. E Sì, da lì ti riconoscevano tutti per strada, un delirio pazzesco di fan, sfegatati, cioè raccontaci un po' quegli anni, perché devono essere stati ma impegnativi anche a pazzesco, livello psicologico, pazzesco, immagino. sì, molto, molto, sai che molto. Intanto perché ero proprio nella fase dell'adolescenza, quindi stavo io cercando la mia identità e invece Certo. improvvisamente diventai famosissima e mi chiamavano Maria. Ed erano convinti che io fossi quella Maria, quindi è stato di grande confusione, molto bello,
anche chiaramente, perché noi non pensavamo, cioè noi mentre giravamo la serie, la prima serie, noi non avevamo la minima idea di come sarebbe andato, cioè, anzi, mi ricordo che approcciandoci alla fuoriuscita di della prima serie, scherzavamo sempre dicendo, vabbè, ma tanto poi ci spostano la cosa del pomeriggio, ci mettono dopo il giornale a pranzo, ci mettono su un'altra rete che non guarda nessuno. Perché la prima serie era interminabile, cioè erano proprio tantissimi episodi, se ricordo bene, cioè non era una serie... Una serie televisiva normale che constava al massimo 8 episodi, insomma 8 prime serate. Era la prima serie così lunga, era un esperimento quello che stavamo facendo in Italia a quel punto. E quando successe invece questo successo fu travolgente e tantissimo affetto, tantissimo amore, che fu bellissimo, però che mi fece anche sentire un pochino sola. Mi ricordo che, non so, io a scuola non ci potevo andare quando sul set, perché dovevo stare sul set, non potevo andare a scuola, ma quando c'era quel mese ogni tanto che andavo, mi affacciavo in una scuola, sentivo tantissimo questa segregazione che mi portava al mio successo, cioè come improvvisamente, da chi ero una come tutti insieme a scuola, in classe seduta a un banco, improvvisamente c'era proprio come questa tensione anche da parte dei maestri, degli insegnanti, no? Come certo. Se ci fosse sempre quel, ma nonno libero come sta? Cioè anche, e quindi non ero... Non eri mai tu, ed effettivamente per una ragazzina di 15 anni non deve essere stato facile, ora tolto tutto quel successo, però appunto nella fase di ricerca di se stessi, immagino tu hai dovuto lottare il doppio per far emergere quella che era la tua vera personalità, insomma distaccandola da Maria, perché poi lavorando quotidianamente dalla mattina alla sera, immagino con dei ritmi pazzeschi per realizzare quelle stagioni, quella lunga serialità, tu in realtà ti trovavi capovolta in una seconda famiglia, avevi una seconda sorellina, un secondo fratello, dei genitori, quindi in realtà anche questa bipolarità, diciamo, non era facilissima da affrontare, immagino, ad un'età No, così. no, 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 assolutamente. No, era molto faticoso, avere due famiglie era impegnativo emotivamente, amavo tantissimo stare sul set, amavo tutte le persone, anche la troupe, ero diventata veramente, era la mia famiglia perché stavo sempre là, però era emotivamente faticoso mantenere l'equilibrio, perché poi c'era il momento in cui tornavo a casa dopo 10-12 ore di set che proprio sai, il mal di testa e dire ok, ma questa adesso invece è la mia realtà, è la mia famiglia, no? Quello non esiste in realtà, quello non è. Però era abbastanza grande per capirlo, no? Non era, se fossi stata più piccola forse sarebbe stato più complesso. Sicuramente fu un meccanismo che se sei un po' sensibile rischia di Sì. Sì, confonderti molto le idee, molto le infatti voglio dire, stavo pensando a molte ragazze o anche ragazzi che hanno avuto un enorme successo da giovanissimi, poi hanno veramente svalvolato e hanno fatto, insomma, hanno preso strade molto sbagliate perché appunto non sì. ti rendi conto, cioè inizi a Esatto. non avere più l'idea di quella che è la normalità, la quotidianità, il No. vissuto normale. No, anche quello e poi il mondo veramente ti tratta in maniera diversa, cioè Diverso. perché cioè il panettiere non ti fa più pagare il pane, non so come dirti, se ti Quindi fanno, se ti fermano i carabinieri, non te la fanno la multa, capito? ti è Cioè... successo anche che hai scampato delle multe nella tua vita, molto Una interessante. volta, anzi due volte mi sembra, una su un autobus, non c'avevo il biglietto. Sono L'unica salita al volo, certo, ho detto non amen, beccano mai una nessuno. fermata, non mi becca nessuno, invece chiaramente mi hanno fatto scendere, mi hanno detto, però non lo raccontare, è un anno libero, mi hanno fatto Oddio, andare sì. via. E Fantastico. questa era la parte meravigliosa, però anche, come dire, io ogni tanto avrei voluto dire, no, quel signore, no, me la faccia, io voglio essere parte di tutti, non mi voglio sentire diversa da, non è giusto che voi mi facciate sentire Infatti, diversa da... poi nel percorso hai avuto anche un momento di ribellione che poi affronteremo anche nell'ambito dello stesso percorso di Medico in Famiglia. Ma arriviamo prima alla terza e alla quarta stagione, dove appunto il tuo personaggio si evolve così tanto che diventi la protagonista della serie. Quindi lì veramente, veramente il boom assoluto, perché diventi tu il medico in famiglia di un medico in famiglia. Poi, quando abbandonerà anche Giulio Scarpati, diciamo, ti prendi anche l'onere e la responsabilità. Gli ascolti sempre crescenti, quindi lì immagino veramente Sì. l'apoteosi, questo rapporto con Giulio Scarpati.
Sì, che poi lui è veramente un padre per me, una persona meravigliosa, un grandissimo professionista, grande umanità, è proprio una bella persona. E sì, il ruolo cresce di intensità, cresce di responsabilità e io con lei, quindi mi ricordo che ero completamente devota al mio lavoro d'attrice e quindi in quegli anni lì non ho assolutamente costruito niente al di fuori di quello, ero Quindi tutta impegnata là. Una vita privata quasi inesistente, direi. Inesistente, assolutamente inesistente, Quindi anche tutti i assolutamente. flirt che ti indicavano, insomma, vabbè, il flirt con Pietro Sermonti era vero. Sì, è stata una Allora era storia. vero, sì. Quella è stata una storia, è stata anche una storia lunga, sì, anche quello, insomma, puoi immaginare, innamorarti sul set del tuo partner. Insomma, Complicato, è diciamo, faticoso, complicato da è gestire, perché lui complicato. veramente. Eh sì, perché poi capito, sei il giorno che hai litigato, che non c'è proprio voglia di parlarci, invece sei in scena, no? Magari in una scena d'amore. Ma poi non lo so, secondo me i rapporti tra attori sono sempre molto complicati perché c'è anche quasi quella competizione latente sempre dietro Sì. l'angolo, secondo E me. poi che noia, no? Parlare sempre della stessa cosa, dello stesso, delle stesse problematiche. Poi noi attori siamo molto presi da noi stessi, quindi due eghi enormi che Esplode, si. Oh, immaginare esatto. le ripercussioni sui figli e su tutto quello Mamma che mia, per ne carità. contende. Sì, esatto. E quindi c'è stata anche questa parentesi. Dopodiché tu hai avuto quasi una ribellione, cioè hai deciso un po' di allentare la presa anche con il tuo personaggio di Maria Martini, quasi di staccarti, hai cercato appunto di inseguire altre passioni, la biologia marina, te ne sei andata appunto alle Hawaii, come ci dicevi precedentemente, quasi come voglia di staccarti un po' da quel mondo, Sì, probabilmente. perché sì, ma però devo dire che c'era stato nel senso che nel momento di grande successo avevo proprio bisogno di sentirmi attrice più che Maria Martini e basta, quindi continuavo a cercare altri ruoli oltre a quello e mi continuava ad essere detto no. Tu sei Maria Martini, anzi tu devi rimanere Maria Martini perché l'interesse su questo personaggio è troppo alto, quindi non possiamo permetterti di fare altro. E Ma veramente? furono Cioè, queste catene, ti dicevano queste furono proprio cose. queste. Cioè, anche quando tu Certo, approcciavi ma tu magari puoi Vitruvini. immaginare gli interessi dietro? Assolutamente Ma no. non E immaginavo a questi livelli. sì. Quindi la rabbia, la delusione, la prigione in cui sentivo di essere, mi ha portato a dire basta, roba. Cioè io non posso identificarmi soltanto con questo personaggio che amo, che no, ho lottato anche per farla crescere così, sono grata, immensamente grata, però non può decidere tutto della mia esistenza. Quindi adesso allora vado. E per quello dovetti proprio scappare a un certo punto, perché era eccessiva, no? La sensazione di Carico. prigione, di responsabilità allora, no? Tu sei la serie, tu devi rimanere questa, sei Maria, non devi Esatto. fare altro. Perché poi appunto Folle. eri diventata la vera e propria protagonista della serie, quindi il pilastro. E infatti, effettivamente, ora che ci penso, tutti gli attori, diciamo, più storici o più centrati in quella serie televisiva hanno avuto un percorso artistico, se non altro, complicato, perché appunto erano molto identificati in quel ruolo. Penso allo stesso Giulio Scarpati. Vabbè, Lino Banfi era già un'enorme celebrità. Lo stesso Pietro Sermonti, infatti, a un certo punto ha deciso di abbandonare la serie per distaccarsi, insomma, da quel ruolo che era effettivamente molto invadente, credo. E ci sei riuscita anche tu, perché poi hai fatto altre serie televisive, hai Esatto. fatto la fortunatissima Boris, che ancora tutti Sì, ricordano come con più fatica. la fidanzata, no, un progetto anche quello del tutto nuovo, diciamo, completamente inusuale per quel periodo Bello. storico, che ha avuto un grandissimo Bello, bello, successo. Boris. Poi hai preso parte a Rex, hai preso parte, eri una delle protagoniste nel Commissario Nardone, insomma, hai fatto molti altri fiction, hai fatto anche il ruolo di una Sì, suora. Ti vuoi
anche il ruolo di una suora. Sì, sono sempre stati, sai, ruoli in cui comunque ho dovuto anche lì faticare per far credere di, e comunque non potevano mai darmi eccessivo spazio. Lo spazio vero me l'ha dato il teatro, lo spazio dove poter davvero non avere limiti né a quello che volevo interpretare né al ruolo che interpretavo. Quindi è stato il teatro la vera fonte Ricordo di. insomma, una tournée di successo con Costellazioni, che fu uno Sì, spettacolo che andò molto bene. Quindi molto molto bello. c'è anche questo amore per il teatro, quindi, che ti lega. Quindi la recitazione effettivamente a tutto tondo, fiction, Sì, ma anche teatro, anche cinema. sì, E sì, assolutamente sì. poi hai trovato anche l'amore, insomma. Eh sì, e poi mi sono innamorata. No, prima ho fatto un figlio, poi mi sono sposata, poi ne ho fatto un altro, tutto nel giro di 4-5 anni. Com'è stato Sì, questo incontro? È stato un colpo di fulmine? Fai sognare anche un po' il nostro pubblico. assolutamente. Dicendo Allora che sapevo. l'amore vero esiste e si può ancora incontrare nonostante tutto. Ecco, magari con il lockdown è un pochino più complicato, però troveremo il Sì. modo di innamorarci. Lockdown un po' più complicato, questo è vero, però si trova il modo, sono d'accordo con te, il momento giusto, bisogna continuare a rimanere aperti nonostante le mascherine, nonostante tutti i divieti che ci sono adesso. Però c'era questa amica che da tempo mi diceva tu devi venire a Milano a conoscere questa persona perché so, e io gli dicevo sì, ma che sai, ma lascia sta, Ma adesso ti pare che mi prendo un treno, arrivo a Milano per conoscere questa persona? Ma dai, ma che. E le dissi così per un anno, e lei per un anno, tutte le volte che la sentivo, mi dicevi: allora quando vieni? Allora quando vieni? Una grandissima Finché. amica questa, perché ti ha proprio stordito per un anno, cioè Mi ha la perseveranza stordito. proprio Sì, fatta donna. ma lei è così. E finché fu Jacopo proprio a scendere insieme a lei, perché lei, mentre lo diceva a me, lo diceva anche a lui. Quindi invece lui un giorno ha detto, vabbè, senti, basta, prendo sto treno, vado a Roma, incontro questa persona, così stai zitta. E ricordo che stavo arrivando in questo punto di incontro, era Roma, cioè, faceva un caos perché stava piovendo a Roma quando piove un casino, È stavo in vero, macchina vicino alla stazione Termini, quindi figurati la quantità di gente. E io vedo questa persona che era in piedi all'angolo della strada ed era buio e lui stava fumando una sigaretta e io sapevo che era lui, era lui e già lo amavo. vabbè, l'avevi Già lo. visto in foto, immagino. Ma No, come no, no, no? no, 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 Ma stai mai visto, scherzando? Ma scusami, mai ma che anni visto. erano? Esistevano già i social, esisteva già Sì, ma no, non Ma sono tu incontri andata. l'uomo al Non buio l'ho. e te lo Allora. dice un migliore amico. Tu sei pazza. No, vabbè, ma ci sarebbe stata anche lei, però c'era anche lei, non ero da sola con questo. No, no, non uscite con sconosciuti da Non soli, uscite, eh. esatto, con Non sconosciuti, uscite con sconosciuti da soprattutto soli. incontrati in chat. Se ve lo dice un'amica, ancora, però in chat. Ancora, ancora, no, in chat no. Intanto era proprio amico suo questo, quindi se ci potevamo fidare. Poi c'era anche lei, ma lei in quel momento non c'era. Io quindi ero arrivata vicino al punto di incontro, lui era un po' più distante da questo bar lì e io lo riconosco, cioè non so come dire, dico è chiaro per lui e io già lo amo. E infatti quel giorno non riuscivo a parcheggiare, c'erano queste macchine che mi suonavano, i clacson, il casino, la gente che inveiva contro di me e io. Rimasi lì ferma, proprio sei ipnotizzata da questa visione, tanto che lui a un certo punto mi vide e mi disse: vuoi che ti aiuto a parcheggiare? Lui non Invece, aveva. e allora mi ha aiutato a parcheggiare, e Che bello. E da lì. da quella sera sì, siamo subito stati insieme e Ma poi che tutto il bella resto. storia, bellissima. Tra l'altro, anche lui è un artista, ha una sua attività, è un ceramista, giusto? Ho Sì, spulciato esatto. Instagram, bravissimo. Anche lui Sì, ha un sì, sì. Instagram molto, molto nutrito. Quindi, bellissima, bellissima storia. Poi nasce subito il primo figlio, oppure ci mettete un po'? No, no, nasce un anno e mezzo di distanza da quell'incontro. Sì, rimango incinta e poi nasce Bruno e poi dopo di lui Leonardo, E che lì è una furia incredibile, sono la tua due vita cambia, disastri. diciamo, da così a così, diventi moglie, compagna, madre, tutto all'improvviso, ti trasferisci a Milano. Mamma, sì,
Sì, chi l'avrebbe mai detto proprio che io in questa città non avrei mai pensato, invece sono a Milano con due bimbi e insegno yoga, E quindi la insegni. vita è strana. E com'è nato questo approccio con lo yoga, con la spiritualità? Tu mi parlavi appunto di un rapporto con la spiritualità molto combattuto che si inizia a fortificare con questa immensa perdita che hai avuto quando avevi appena 15 anni. La morte di un genitore non si augura proprio neanche al peggior nemico, è la cosa più No. innaturale che possa esistere. Beh, a quell'età sicuramente sì. A A quell'età, sì, a quell'età chiaramente. quell'età sì. E infatti, quella però fu la mia spinta per farmi le grandi domande, perché questa morte così mi spinse immediatamente a chiedermi cosa ci fosse, no? Dopo la vita, cosa fosse la morte, quindi cosa fosse la vita, quindi cosa eravamo venuti qui a fare. Veramente sì, come dire, si chiudeva tutto in quel discorso di ricerca di successo, anche perché non solo avevo la morte di mio padre da una parte, ma avevo anche l'esempio sul set ogni giorno che il successo non rendeva felici, perché incontravo tantissimi grandi artisti che avevano tutto il successo del mondo, ma che non erano felici per niente e che non gli bastava mai, cioè lo vedevi dentro di loro come volevano ancora, 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 nonostante fossero molto, molto arrivati. Quindi queste cose insieme mi spinsero a farmi le grandi domande e a iniziare la grande ricerca, quindi iniziai a leggere derivi improponibili per una quindicenne, tipo fisica quantistica e taoismo, cercando proprio questa connessione, cioè cosa c'è? Non può essere veramente solo questo, non ci credo. E quindi arrivò poi quasi subito lo yoga, quindi iniziai molto giovane, la meditazione e poi a un certo punto questo yoga divenne come una religione, quindi iniziò proprio un percorso serio, andai a fondo, andrei negli ashram in giro per il mondo, nella foresta nera, meditazioni, giornate in silenzio, Non ti fa quindi paura feci proprio nulla, una... insomma. Sei proprio andata Come? all'avventura. Dico, non hai paura di niente, prendi, vai, non viaggi, parti Sì, per devo cercare te dire stesso. che È il sì. viaggio più importante. La ricerca, la necessità di ricerca è fortissima e questa mi ha sempre spinto a fare qualsiasi cosa. E quindi Quali poi sono? diventa. Vai, Come? continua. No, continua, continua. E quindi poi diventai insegnante di yoga a Hong Kong, perché una mia amica era andata a Hong Kong a studiare con un grandissimo maestro. E quindi andai lì a diventare insegnante di yoga, che quello è un percorso meraviglioso. Poi quando tornai, però, insomma, era ancora nel pieno dell'attrice, non pensavo di insegnare yoga obiettivamente. Alle mie amiche, sì, quando venivano a casa gli facevo la lezione. E poi quando divenni madre, in realtà quello fu una nascita incredibile per me. E è come se avessi trovato lì tutto quello che avevo cercato forse finora. Quindi era perché quell'atto di partorire era esattamente come mettere insieme tutto il mondo spirituale, quindi tutta la mia ricerca di spirito, però che si concretizzava in qualcosa di molto materiale, cioè di corpo, di bimbo che nasce Certo. molto dolorosamente anche, quindi Non anche mi il dire che hai fatto dolore, il no? parto naturale. Parto Oh, naturale, di che chiaramente, stiamo parlando? chiaramente. Proprio il cesareo non lo concepisci. Beh, ho avuto la fortuna di poter fare naturalmente e se avessi dovuto chiaramente l'avrei fatto, però Certo. Come scelta avresti no, potuto scoprire sicuramente cosa che hai esatto. fatto. L'epidurale almeno te l'hanno fatto, sì. Guarda, ho cercato di dire di no e ho detto di no per 17 ore. Non stai bene. E È quello è il stato dolore più grande della vita. massacrante. Il No, ma non hai dolore più idea. grande nasce l'amore poi più È grande. così, però è così. È veramente, infatti, è stata quella la lezione più grande dell'esistenza. E da lì, diciamo che ho iniziato davvero a dirmi che era il momento per mettere in pratica tutto quello che avevo raccolto finora, che la gente secondo me aveva bisogno di certe cose, no? Che non dovevo più tenere nascoste, ma potevo iniziare a condividerle. E quindi diventai, mentre allattavo, health coach con una scuola di New York, quindi via internet, e poi iniziai a fare questo lavoro con le persone di coaching, quindi di
appunto ristabilire. Raccontacelo un po' questo lavoro, perché è un lavoro che va abbastanza in voga negli ultimi anni, ce ne sono parecchi, impara anche, cioè insegnaci anche a distinguere le persone che magari che sono serie dalle persone che invece si improvvisano tali e ce ne sono tanti in giro anche Tanti, tanti. Anch'io devo dire, mi ero scontrata anni fa, una mia amica mi ha detto vai a vedere questo life coach, che invece è in altri. un'altra cosa, un altro tipo di figura, il life coach dall'health coach. Health è benessere, quindi è come se fosse un counselor olistico che ti rimette centrato, no? Come se noi fossimo un'enorme torta e fossimo divisi in fette, no? Quindi i miei rapporti, il mio lavoro, la mia attività fisica, la mia spiritualità, la mia creatività, tutte queste parti di noi formano il nostro benessere. Quindi se io devo andare a aiutare qualcuno a togliere lo stress dalla propria vita, mangiare di nuovo meglio, dormire meglio, devo capire perché non riesce a mangiare come dovrebbe, perché probabilmente magari lo sfogo in quel momento emotivamente è una valvola di sfogo, quindi bisogna Certo. andare a mettere a posto tutti gli altri pezzi perché siamo veramente un sistema Quindi olistico, è quindi ogni proprio cosa. un'indagine psicologica sulla persona che fai, cioè la Esatto, studia esatto. totalmente per capire qual è il problema, perché poi il problema appunto non è mai la reazione, è sempre la No, causa che c'è alla base. esatto. Quindi esatto, e andiamo a ristabilire un sistema di benessere. E poi invece io andai a parlare con un life coach, che invece sono questi, è più sulla motivazione, no? Ti danno più motivazionale sulla tua vita, quindi se puoi, no, sulla tua carriera, sui tuoi sogni, su ritrovare una strada. E andai a parlare con una persona che fu veramente molto pericoloso, come se lui solo avesse la chiave per il mio benessere e il mio successo, e che se io non avessi seguito quello che lui mi diceva, io non sarei mai stata di successo, no? Queste persone che si pongono come guru sono assolutamente da evitare, perché il coaching è solo uno strumento, ma è la persona che fa il percorso. Cioè, quando la gente viene da me, ma io non so cosa è giusto per te, ma se io penso di sapere meglio di te cosa è giusto per te, sarebbe follia, sarei Dio, no? E invece c'è proprio ridare il potere nelle mani della persona di capire cos'è giusto, no? Quindi mi riprendo consapevolezza di me stessa. So io cosa è giusto per me e ristabilisco il mio potere perché non devo dipendere da nessuno per la risposta. Questo è il meccanismo, questo è il meccanismo di cui avere più timore in queste figure. Quindi se vi vuole rendere liberi di nuovo acquistare la vostra forza, le vostre gambe, la vostra struttura, allora è una persona onesta. Se invece è una persona che dice so io la strada, vieni qua perché senza di me tu non sei E soprattutto niente. magari ti allontanano dai tuoi affetti, ti allontana dalle tue Esatto. amicizie per cercare di essere il tuo veramente l'unico punto di riferimento. Perfetto. Lì dovete Perfetto. veramente scappare a gambe levate perché Perfetto. Se iniziano a dire, ah, forse tuo marito non va così bene, ah, forse tua madre non è una figura positiva, quelle proprio assolutamente perché il giudizio no, nessuno. è sempre da evitare, È molto assolutamente. pericoloso. Sì. Chi ti giudica vuol dire che non sta facendo bene il suo lavoro, perché non Okay. possiamo giudicare niente, nessuno. Siamo uno strumento per le persone, ma non siamo assolutamente nient'altro che quello. Cioè, diamo degli strumenti affinché loro facciano il loro percorso nel miglior modo possibile, li accompagniamo, ma nient'altro. E E poi, tra quindi l'altro, utilizzo tantissimo yoga anche per i miei clienti, sì, dicevo proprio in questo scusami, che lo yoga insieme. tuo percorso di health coaching rientra poi anche il tuo essere totalmente vegana, giusto? Quindi un regime alimentare molto veg, se non sbaglio. Guarda, io non credo nelle etichette, quindi non sono vegana, non sono vegetariana, non sono, no, sono quello che sento in quel momento rispetto a quello di cui ha bisogno il mio corpo. Quindi principalmente, eticamente, io preferisco non mangiare animali, proprio per un fatto etico e un fatto di salute. Assolutamente, credo che mangiare carne non faccia bene, sicuramente non tutti i giorni, però da un punto di vista di salute. So anche che una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, se sento la bistecca che invece sto cucinando per i miei figli e
e sento di volerla assaggiare e il mio corpo mi sta dicendo qualcosa. Quindi, tra l'altro stai dando anche un ottimo messaggio da questo punto di vista, perché anche i vegani convinti non devono condizionare il regime alimentare dei bambini, perché poi quella è la cosa veramente devastante. Quindi questa cosa che hai detto è veramente un ottimo messaggio. Quindi si può essere vegani convinti, capire di non voler mangiare animali, ma è un senso che ti deve venire da dentro e deve essere spontaneo, mai indotto. Quindi quei genitori che forzano i bambini ad essere vegetariani, poi l'età infantile è veramente... Infatti, no. Mio figlio grande, che è molto sensibile, ogni tanto mi chiede da dove viene la carne che ha nel piatto, io gli dico era una gallina, e ogni tanto lui questa cosa lo stranisce. E quindi, allora, no, se sentiamo che comunque un pochino che non la mangia, allora gli diciamo che era una gallina che è morta di vecchiaia, era molto felice, ha fatto una bella vita. Allora lui si tranquillizza, perché in realtà la vuole un sacco, cioè soprattutto le complesse, queste cose che i bambini impazziscono. Non capisci che sono animali, che sono esistiti, che hanno avuto un loro percorso di vita. Esatto. Cibo, no. Però vedi che ci sono proprio bimbi portati, cioè il piccolo non gliene frega niente, anzi è contento che lui, che lì c'è un animale morto, lui proprio sta là, proprio, capito, proprio animale. Il piccolo ha preso più dal papà, il grande ha preso più. Sì, il grande è sensibilissimo. Sì, e quindi bisogna assecondare i propri figli, però cercando di aiutarli a crescere nel modo migliore. Cioè io penso che bisogna avere cura, no? Di che carne compri. È chiaro, cioè, che la carne della filiera, quella proprio che non ha mai visto la luce del sole, che è cresciuta con gli antibiotici, che è proprio carne triste, imbottita di roba terribile, quella non gliela do. Ma poi ha fatto veramente soffrire quelle povere bestie, sì, quegli animali, perché cresciuti in cattività, alimentati solo per dare la loro carne. Quello è un messaggio orrendo. Veramente anche quello è orrendo. Interrogando moltissimo su questo regime alimentare, perché purtroppo uno si rende conto, io mi rendo conto in primis, che mangiare carne è sbagliato, però è la nostra società che ci, non lo so, è come se ci governasse, quindi comunque è più semplice mangiare carne, certo, mangiare pollo, piuttosto che trovare le alternative, certo, vegetariane, anche da un punto di vista meramente economico, cioè i supermercati vegetariani costano il doppio rispetto ai supermercati tradizionali. Quindi... Sì, questo è vero, però è anche vero che mangiare dei fagioli non costa niente, delle lenticchie non costa niente, mangiare vegetale, mio fratello è vegetariano, lui spende veramente pochissimo sulla spesa, perché va sotto dal quello che vende la frutta e la verdura, prende due pomodori, si fa una pasta, fagioli, lenticchie, cioè è possibile veramente mangiare in maniera più sostenibile. Io sul messaggio che ci viene dato inconsciamente e consciamente sono pienamente d'accordo, e infatti la ripresa di potere è anche qui, nell'accorgersi che sei parte di un meccanismo che fa comodo a qualcuno, che sta arricchendo qualcuno, e dire forse io non voglio far parte di questo meccanismo, no, io voglio, e quindi riprendersi il potere, che richiede molta fatica, perché è come se tu stessi nuotando controcorrente, no? Devi continuamente, no, fare più fatica, è più facile. Le tue abitudini pregresse, quella secondo me è complicatissima, certo, come cosa, perché tu hai sempre mangiato in un certo modo e quindi ti fa paura magari cambiare completamente il tuo stile di vita, quando in realtà, come in tutte le cose, bisogna buttarsi. Ragazzi, assolutamente, buttarsi sempre, perché l'inizio del cambiamento è rischiare. Sono assolutamente. E tu hai iniziato con lo yoga, quindi poi sei diventata insegnante di yoga a tutto tondo, fai dei corsi stupendi, hai un sito internet veramente di tutto rispetto e organizzi queste classi di yoga, parlacene un po'. Grazie mille. Perché quindi io insegnavo in classe qui a Milano, avevo dei miei studenti che andavo a trovare la mattina, insegnavo yoga, poi è arrivato questo lockdown e mi sono ritrovata come tutti a casa e ho iniziato a utilizzare questo mezzo Instagram su cui sono, che mi ha sempre fatto molto paura, che invece ho deciso di utilizzarlo per appunto tirare fuori quello che io sentivo fosse importante, e quindi ho fatto queste dirette cui si parlava, come stiamo parlando io e te, che poi a un certo punto ho detto, ma perché non può diventare anche yoga questa diretta? E quindi nella diretta iniziavamo a fare yoga, a respirare,
E c'era sempre più interesse rispetto a questo, e quindi fu naturale il passaggio verso le lezioni online, visto che non posso andare in classe, visto che questo adesso è il mio lavoro, decido di così è anche più bello, perché allora la ragazza che vive a Messina, anche lei può partecipare a una mia classe, no? Quindi, ed è bellissimo perché ci sono queste video Zoom, video call di Zoom, ci vediamo su Zoom con le lezioni, in cui siamo tutti noi nelle nostre stanze, ma da tutta Italia, ed è una bellissima comunità che sta crescendo. Molto bello, diciamo, e quindi facciamo... ha portato anche molti vantaggi, perché ha portato veramente un modo di organizzare la vita che era completamente impensabile un anno fa. Cioè era impensabile, sì, assolutamente, utilizzare assolutamente Zoom, incontrarsi da tutta Italia, e quindi poi magari era limitante, perché appunto se qualcuno voleva fare lezione con te, ma era in un'altra città, non poteva farlo. Invece adesso, esatto, grazie a questi potenti mezzi che in realtà ci sono sempre stati, ma di cui noi non ce ne accorgevamo, questa è proprio l'utilità positiva dei social, in questo senso. Infatti, io pertanto li ho combattuti, invece adesso sto lavorando tantissimo con i social, perché mi rendo conto dell'enorme utilità. Oggi ho fatto una diretta con il mio canale in cui parlavamo appunto del respiro, poi ho fatto una diretta con una signora che aiuta, in un'associazione che aiuta persone che hanno disturbi alimentari, quindi che hanno proprio delle distorsioni dal punto di vista alimentare, quando, no, quando mangi non riesci a fermarti, e abbiamo parlato dell'importanza del respiro con lei, e comunque, cioè, era meraviglioso poter accedere a questo tipo di conoscenza, poter spargere il mio pensiero, il suo, ad una comunità di persone, e questo non sarebbe stato possibile altrimenti. Quindi ci sono un sacco di lati positivi di questi terribili mezzi. Sì, infatti, li stiamo sempre più capendo, grazie a Dio, in questo periodo. Come hai vissuto l'approccio quindi al lockdown, da un punto di vista meramente familiare? È andato tutto bene, oppure ci sono state problematiche anche nella condivisione di spazi, immagino? Guarda, io ho percepito che stava per succedere qualcosa a fine febbraio, quindi io a fine febbraio, molto molto tempo prima di qualsiasi lockdown, sono partita con i miei figli e sono andata da mia madre al mare, perché noi a Milano abbiamo una casa molto molto piccola, un appartamentino piccolissimo, e ho un cane, un golden retriever, due bimbi, un marito. Ho detto: qua ci ammazziamo, qua non possiamo rimanere chiusi qua. Quindi sono scesa da mia madre, anche perché onestamente non volevo rimanesse da sola. E quindi mi sono ritrovata io con i miei figli e mia madre, ed è stato molto bello poter avere questo momento con lei. È stato molto faticoso emotivamente gestire due bambini da sola, perché mio marito non l'abbiamo visto per 2 mesi e mezzo, e i bimbi a un certo punto hanno iniziato a lanciare i giochi dalla finestra, erano arrabbiatissimi, veramente incazzati, neri, e quindi emotivamente da gestirli è stato intenso, però ogni volta che facevo grandissima fatica pensavo a chi stava facendo molta più fatica di me in uno spazio più piccolo. Noi avevamo un giardino dove i miei figli potevano correre durante il giorno, e pensavo a chi, se non avessi avuto neanche quello spazio, sarebbe stato ancora più faticoso. Quindi intenso come per tutti, e però anche meno, quindi sono grata. Esatto. Quindi i tuoi prossimi, insomma, impegni sono legati allo yoga? Continuerai ovviamente a tenere queste lezioni di yoga, continuerai a fare health coach, quindi anche per il profilo di health coach basta seguirti sui canali Instagram. Ricordiamo, The Real Margot è il tuo canale Instagram, ma si Esatto, può The Real cercare. Margot. Sì, credo che ci sono tanti Margot Sigaboni, ci sono altri profili che però non sono Sì, io. vabbè, Quindi per quello ho scritto The Real Margot, perché invece quella sono veramente io. E sulla mia bio c'è si clicca e c'è il mio website, questo website che ho fatto, e su questo sito internet, e poi c'è la casellina per l'health coaching, se si è interessati a quelli, oppure per lo yoga, dove ci sono tutte le classi con gli orari. E basta cliccare là. perfetto. Grazie. So che nel periodo del lockdown hai anche girato, quindi ritornando alla tua prima attività che era la recitazione, una specie di docu-fiction proprio legata al lockdown. Parlacene un po'. Sì. Innanzitutto, dove possiamo vederlo? Allora, su Rai Cinema dovrebbe ancora essere lì. Si Quindi chiama Rai il Play. Replay, grazie. Sì. Rai Play. Sì. Si chiama Il cinema non si ferma, è il titolo, ed è stato il primo film, perché poi ne sono arrivati altri, però
Questo è stato il primo film che abbiamo girato in lockdown. C'è un bel cast, ci sono delle belle storie, tutte chiaramente sulla quarantena. Ognuno di noi girava con il proprio, con due tele. Era un casino perché c'era il computer, poi c'era il telefono perché il regista doveva vederti attraverso Skype, dall'altra parte c'era l'altro attore, c'era anche il direttore della fotografia che ci diceva rispetto alle luci, rispetto a tutto dove metterci. Quindi è stato dal punto di vista organizzativo una roba incredibile. Però è uscito fuori un bellissimo prodotto, devo dire, molto anche divertente, ironico. Forte, bello, molto bello. Quindi da andare a vedere. Poi voglio dire, è facilissimo, basta andare su RaiPlay, cercare col motore di ricerca, trovare. Come si chiama? Il Il cinema non si ferma. Esatto. cinema non si ferma. Un'altra bellissima iniziativa. Quindi, in conclusione, se tu dovessi, che ne so, dare un consiglio a quella ragazzina che iniziava ad approcciare con la recitazione, che iniziava a cercare di capire cosa fare della sua vita, quindi ricercare se stessi, a tutte le ragazze e i ragazzi che ci stanno ascoltando, che cosa consiglieresti? Cioè, secondo te, qual è il modo principale per ascoltarsi e per capire qual è la direzione che vuoi dare alla tua vita? So che è una domandona impegnativa, però insomma. No, no, invece è una bella domanda importante perché di solito cerchiamo quello che dobbiamo fare guardando fuori da noi, no? Quindi cerchiamo nell'Instagram cosa sta facendo quella persona che ha successo. Quindi se lei ha successo facendo quello, forse lo dovrei fare anch'io rispetto a quello che mi dicono i miei genitori, rispetto a tutti questi messaggi esterni costanti, adesso siamo ancora più bombardati, ci portano completamente fuori invece dalla nostra unica verità. Unica, quindi direi di cercare di ogni tanto, quando veniamo presi dall'ansia e dalla confusione, cercare di fermare tutte quelle voci, quindi spegnere Instagram, spegnere Facebook, chiudere un attimo la porta. E forse per un ragazzo giovane è più difficile, no? Riuscire a respirare con se stesso. Magari aiutato da una musica, magari aiutato da qualcosa che comunque ci porta nel nostro interno ad ascoltarci, perché abbiamo solo bisogno un attimo di ascoltare di nuovo noi stessi. Quindi magari una musica può aiutare, se riusciamo a stare seduti e a respirare. Ci sono tantissime tecniche di meditazione che si possono trovare, no? Se uno ha il coraggio, ci vuole coraggio perché è nuotare controcorrente, come dicevamo prima. Però le risposte che state cercando sono tutte dentro di voi. Nessuno ce l'ha la risposta a quello che dovreste essere, a quello che dovreste fare, solo voi stessi. Quindi consiglio davvero di dare più valore a voi stessi e di cercare di mettervi in ascolto. Ci sono dei bei esercizi, ne do solo uno, che magari, perché Assolutamente. quando, no, dico ai ragazzi giovani di respirare è sempre un grande muro che trovo di fronte. Invece ci sono degli esercizi. Uno è ascoltare la musica in silenzio con se stessi, non per forza la musica incazzata, anche una bella musica classica, qualcosa che elevi un pochino lo spirito, no? Oppure questo esercizio che sono le pagine del mattino. Quando ci svegliamo la mattina, buttiamo fuori su pagina per 3 pagine consecutive tutto quello che ci abbiamo dentro, ok? Anche se non ha senso, anche se non è logico, anche se non è bello quello che esce, non importa. L'importante è prima di avere a che fare con gli altri, io mi contatto e butto fuori su carta, scrivo, scrivo proprio di getto, no? Con la penna, quindi con questo gesto Bello, con la penna. bellissimo, questo Scrivo, esercizio butto è fuori e lo fai tutti i giorni ed è molto forte, molto bello. perfetto. Tu continui a farlo tutte le mattine? No, assolutamente no. Però quindi serve per iniziare, diciamo, per l'ascolto. Tu ormai hai capito chi sei. Faccio altre cose a scuola, cioè la mattina c'ho i miei figli che mi saltano addosso, prima ascolto loro e poi dopo ascolto me, vabbè. Però è un bellissimo esercizio da fare, perché effettivamente, soprattutto quando le cose ti sembrano completamente incasinate, magari tu scrivi cose che non hanno alcun senso, poi rileggendoti inizi. A me è successo in passato, magari io scrivevo, perché poi a me piace scrivere, cose che lì per lì non, a cui non davo peso, ma poi magari rilette l'anno o 2 anni successivi, ti rendi proprio conto della crescita e dell'evoluzione che dai alla tua vita. Quindi è un bellissimo Assolutamente esercizio questo. sì. Poi scrivere fa bene, È riavviciniamo. molto terapeutico, è molto terapeutico. E è un'autoterapia della serie, solo noi lo sappiamo, infatti è così.
Bellissimo, okay. Guarda, un bellissimo incontro, grazie di averci donato il tuo know-how, e grazie veramente di questo contributo, di questa ospitata, grazie. Sono veramente molto felice. In chiusura, dai un saluto al pubblico di Granelli e congediamoci. Ok, allora grazie mille Pierluigi, grazie a te. Grazie a tutto il pubblico di Granelli e viva questa bellissima chiacchierata, ve ne auguro tante meravigliose. Grazie, buon anno, buone feste, buon tutto. Grazie mille Margot, un saluto per tutto. Ciao. Grazie.